Alla prima gara della stagione 9 della Formula E hanno fatto scalpore i debutti di marchi blasonati per storia e tradizione come Maserati e McLaren. Ma a Città del Messico c'è stato anche un altro esordio che ha fatto notizia quasi per la ragione opposta, ovvero per lo spirito di innovazione rappresentato sia dal campionato elettrico sia dallo stesso nuovo marchio in pista, Cupra. Già in passato il direttore della strategia di Cupra, Antonino Labate, aveva spiegato come le linee energiche e giovanili delle sue auto siano derivate dalle corse. E ora ci svela perché Cupra ha deciso di entrare in Formula E. Per noi è una grande tappa, visto che siamo presenti in tutte le competizioni elettriche, Cupra diventerà una marca completamente elettrica nel 2030. Questo per noi è l'inizio di un cammino particolarmente impegnativo, no? Siamo qui, prima gara, a migliorare la nostra performance, soprattutto entrare in contatto con la fan base di Formula E, che è qualcosa che sentiamo molto vicina a Cupra, insomma, in termini di età, in termini di attitudine, intrattenimento nel circuito, gente molto giovane. Cupra entra in Formula E col supporto del team tedesco Abt, già vincitore di due titoli nella partnership con Audi e che torna dopo un anno di assenza. I piloti sono lo svizzero Nico Müller e l'olandese Robin Frijns, che purtroppo in Messico si è infortunato e che salterà le due gare in Arabia Saudita. Questa stagione 9 in ogni caso sarà una sorta di assaggio, con la consapevolezza che Cupra sarà nel proprio habitat naturale e con l'ambizione non solo di vincere. Ma siamo qui soprattutto perché abbiamo la certezza, no, di questa grande affinità di valori con Formula E, con Cupra. Parliamo alla stessa generazione di fan e di tifosi, condividiamo gli stessi valori alla fine, insomma noi siamo una marca fortemente emozionale, fortemente indirizzata a un nuovo tipo di performance, abbiamo nel nostro DNA non solo il motorsport, ma questa ambizione di reinventarlo, no? E in questo momento approdiamo in questa, diciamo, importante competizione, forse senza molti dubbi, no? La più importante per un'auto elettrica, e lo facciamo a modo nostro, con il nostro spirito, attivando, essendo vicini ai piloti, permettendo un accesso diretto della fan base a tutto il nostro mondo. Credo che sia l'inizio di una lunga collaborazione profittevole. Come ha detto Longo, il co-founder di Formula E, quando ci siamo incontrati a Valencia, questo era un matrimonio che era nell'aria da tanti anni e finalmente si è realizzato.